Agenzia Pratiche Auto di Michele Ritoli. Assicurazioni, trasferimento di proprietà, immatricolazioni, demolizioni, duplicato dei documenti, rinnovo e duplicato patenti. Via Don Luigi Sturzo 66, al telefono 0882 474507, al cellulare 328 10 63 78 4, San Nicandro Garganico. Buon pomeriggio a tutti voi amici di sannicandro.tv. Oggi ripartiamo dopo una breve piccola pausa con Focus, che è il nostro settimanale di approfondimento su temi di attualità o anche spettacolo che riguardano il nostro paese. Siamo qui con un gruppo di giovani ragazzi, una band emergente chiamata il Cartello Bianco. Io non mi dilungo troppo e lascio a loro la loro presentazione. Prego. Io sono Daria Diana e sono la cantante del gruppo. Io sono Antonio Tancredi e sono il chitarrista. Io sono Diego Basile e sono il batterista. Ok, perfetto. Il vostro gruppo è composto da voi tre oppure ci sono anche altre persone? Sì, siamo in tutto cinque, di cui due purtroppo sono assenti, uno è all'università, l'altro invece è proprio fuori sede, scende solo durante le pause, durante le vacanze, che è l'altro nostro cantante, Giulio. Ok. Allora, come mai questa band? Siete appassionati di musica? Oppure avete studiato musica e vi siete ritrovati? Come mai vi siete accorpati? In teoria era un metodo per stare insieme, per condividere più o meno questa passione, perché parlando personalmente io ho iniziato a studiare percussioni sotto la guida di mio padre, poi ho deciso di iscrivermi in conservatorio e lì approfondire lo studio. Poi, dopo un po' che si suona da soli, ci si annoia, diciamo. E quindi abbiamo pensato di unirci per avere per fondere queste nostre passioni che ci accomuna, che è appunto la musica. Così che ci siamo conosciuti con Antonio. In teoria è stato lui che ha chiamato me dopo la festa dell'accoglienza delle scuole superiori di due anni fa. Mi ha chiamato. Ho detto, tu sei Diego, mi hanno detto che suoni la batteria, volevo fare un gruppo. E così è nata l'idea, che all'inizio era un duo molto striminzito, perché era una chitarra, la chitarra e batteria, non è che ci puoi fare granché, senza voce, senza un basso, un pianoforte. E quindi ci siamo dovuti arrangiare. All'inizio abbiamo cercato un pianista che ci potesse aiutare, però con scarsi risultati. Dopo, l'estate successiva, ci siamo... L'estate scorsa, in teoria, okay. Ho presentato Antonio, Giulio, che mi ha detto che cantava anche lui. Ho detto, senti, io c'ho un gruppo, mi serve un cantante, non è che vuoi venire? In realtà, sì, senza problemi, qua là ci siamo presentati. E l'ho presentato, tipo, erano molto diffidenti all'inizio. Beh, sto tipo, sì, come ogni volta tipo, mi sembra molto strano, questo è strano. E poi, superate le diffidenze, si è creato un legame molto solido e subito stata amicizia. Abbiamo fatto subito abbiamo stilato una scaletta, abbiamo fatto dei pezzi anche arrangiati molto velocemente, molto superficialmente all'inizio. È così che siamo andati avanti, siamo diventati io, Giulio e Antonio. E dopodiché avevate già un nome oppure... Sì e no, eravamo ancora indecisi. Ok. Il nome era nato inizialmente quando ci siamo conosciuti io e Antonio. Eravamo appena usciti da una sala a prove, che eravamo andati e l'ha detto, ma facciamo qualcosa, ci proviamo. Siamo tornati e abbiamo detto, a me, mettiamo che questa cosa va avanti nel tempo, che noi ci dobbiamo chiamare, che dobbiamo fare un modo di riconoscerci. Allora, eravamo in una delle strade dietro alla Dolce Vita, al parco. Ok. Ha detto... come non ci dobbiamo chiamare? Il Cartello Bianco. Così. Così è nato per caso, si può dire. Po-
è uno dei rari casi in cui nasce prima il nome e poi la spiegazione. L'abbiamo pensato in questo modo, prima il nome e poi la spiegazione. Inizialmente abbiamo detto, ma metti che ci sono dei fan ai concerti, poi che devono scrivere, ma pensa, li facciamo risparmiare in ghiosa, li facciamo portare un cartellone, hai risolto tutti i problemi. Senza scritte, senza niente, sì, tutto... classico cartellone bianco. Esatto, è così. Detto, ma da manifestazione, no? Sì. Che sembra pure una cosa di protesta, ma... No, non è vero, non è vero. Tipo, noi ci opponiamo, bianco, vabbè. E così abbiamo detto cartello bianco. All'inizio tutti erano molto difficili, il cartello bianco, che nome. Detto, vabbè, non si accontentano della spiegazione, inventiamoci un'altra spiegazione che fa più fighi. Ok. Una spiegazione filosofica. Una cosa molto filosofica. Ok. Ma il bianco che rappresenta il bianco, la luce, la bellezza. Ho pensato, sei un... È una specie di ode all'immaginazione, perché se hai un foglio di carta bianca puoi farci quello che vuoi, al di là dello scrivere parole, disegni, puoi farci quello che vuoi, puoi farlo diventare arte, per esempio puoi strapparlo e diventa arte, puoi colorarlo e diventa arte, puoi piegarlo e diventa arte, puoi bruciarlo e diventa arte, perciò è un modo per dire che tutto in questo mondo è arte. Che bella, sì, mi piace questa spiegazione, infatti. Diciamo che arte, la musica è arte. Voi che genere di solito fate? Dici tu. Allora, noi inizialmente con Giulio, quando eravamo solo noi tre, siamo partiti da cover, come ha detto lui, molto semplici e arrangiate al momento. Siamo partiti da cover di Sergio Caputo, di Max Gazzè. Grandi. Giovanotti, soprattutto. E poi la faceva Giulio anche questa cosa di Giovanotti. Sì, se la tirava. Ah, ok. Sono solo stasera. Però vai, rifalla al microfono, dai. Così. Sono solo stasera senza di te. Perfetto. Noi lo salutiamo se ci sta guardando così. Ciao, Giulio. Vai. Facevamo anche Caparezza. Ok. Poi è entrata lei successivamente e diciamo che è stata lei a portare un po' di brio al gruppo, diciamo, novità. No, le donne servono sempre, dobbiamo. E quindi ci siamo spinti leggermente verso il rock, che poi alla fine è diventato il genere principale. Quindi possiamo dire che non abbiamo un genere fisso, cioè facciamo quello che ci piace. Quello che è nelle vostre corde, diciamo così. Esatto, sì. Rimanendo in tema musicale. Ascolti un pezzo là. Ascolti un pezzo su YouTube per caso. Vai il microfono, vai. Ascoltiamo un pezzo su YouTube così per caso. Ma facciamolo. Se è fattibile si fa, se non è fattibile ci proviamo, lo facciamo lo stesso. Ah, ok. Vabbè, questo è l'importante. Il bello della musica è che puoi fare quello che vuoi. Nessuno ti può dire niente. È vero, assolutamente. Quindi i primi veri concerti, quando li avete fatti? Allora. Vai, fai parlare un po', Antonio. Sì. Parlate insieme, un po' a cappella, vai. Allora, la nostra prima suonata davanti a altra gente è stata al compleanno di Giulio. Ah. Una quindicina di giorni dopo che ci siamo visti. Poi abbiamo fatto una serata all'ex Gamber. Allo Champs Elysees, organizzata una sera. Però diciamo che erano ancora esibizioni molto, diciamo, molto semplici. Esatto. Non eravamo molto erano di allenamento, sì. Diciamo così, sì. Chiamiamole così. Vabbè, il gruppo era di rodaggio. Due settimane era nato il gruppo. Vabbè, noi sfruttiamo molto l'accoglienza che si tiene a scuola. E diciamo che là è che ci facciamo le ossa. Sì, ho capito. Poi quest'estate abbiamo iniziato a estendere, ad ampliare il numero di concerti. Ho capito. E quindi abbiamo suonato in Terra Vecchia, sempre con la scuola, in occasione della settimana della musica. Poi abbiamo suonato in villa per lo Scooby Art Festival e in villa, in piazza 4 novembre. Ok.
Quindi, come dire, vi siete dati parecchio da fare, anche se di solito a San Nicandro non è che si dà molto molto spazio alla musica, però, come dire, quando c'era da dare spazio vi siete fatti conoscere e riconoscere, giusto? Sì. Oh. Allora, arriviamo poi al momento in cui entra Dalila. Dici un po' Allora, com'è stata questa esperienza in un gruppo di tutti uomini. Hai portato l'ordine e il disordine. diciamo che questo è il quinto anno che io faccio canto. È una passione che ho da quando sono piccola, però comunque poi la persona che è stata a scoprirmi è la mia attuale professoressa di canto, che è Rosa Battista. Questo è il quinto anno e diciamo che noi ci siamo incontrati circa un anno fa, alla festa dell'accoglienza che c'è stata l'anno scorso a scuola. E io principalmente prima cantavo da solista, facevo cose da sola, comunque mi aiutava anche un sacco Rosa a scegliere le canzoni da portare poi alle eventuali serate oppure alle manifestazioni che c'erano. E noi ci siamo conosciuti perché diciamo che io Diego lo conoscevo già perché sono stata, ho frequentato un anno il conservatorio, ho fatto percussioni, quindi conoscevo suo padre. E quindi quando Diego eravamo già comunque conoscenti, poi io ho conosciuto Antonio, che è un po' strano dire che l'ho conosciuto lì perché abitiamo vicini Ah, vabbè, capita. e quindi ci conoscevamo solo di vista, però comunque poi siamo diventati amici e lui mi ha chiesto di entrare nel gruppo. E diciamo che, come hanno detto già precedentemente loro, prima facevano un genere completamente diverso, però comunque diciamo che il mio stile era diverso, cioè io ascolto principalmente rock, punk e generi un po' così. E quindi loro mi hanno accolto e hanno accettato questa cosa e quindi diciamo che abbiamo cambiato un po' rotta e abbiamo iniziato a fare qualcosa di diverso e loro hanno gradito, ho gradito anch'io. Eh beh, Quindi è buono così. Io so che la regia ha qualche video adesso delle loro esibizioni. Ce la facciamo a farlo vedere uno? Grande, vai Raff. Thank you.
E abbiamo ascoltato la loro versione di Feeling Good, qua prima si diceva un po' dei Muse, Michael Bublé, un tipo riarrangiamento anche. dei Muse, del pezzo di Michael Bublé, sì. Ok, perfetto. Allora, noi ci fermiamo per qualche minuto per una breve pausa e ci ritroviamo tra poco. Agenzia Pratiche Auto di Michele Ritoli. Assicurazioni, trasferimento di proprietà, immatricolazioni, demolizioni, duplicato dei documenti, rinnovo e duplicato patenti. Via Don Luigi Sturzo 66, al telefono 0882 474507, al cellulare 328 10 63 78 4, San Nicandro Garganico. Questa è San Nicandro TV, la web TV di San Nicandro Garganico. Sempre pronti per tenervi aggiornati su tutti gli avvenimenti locali, come attualità, sport, interviste, TG e consigli comunali. Appuntamento con Focus. Questa è a tu per tu. Passiamo alla cronaca perché... Con il suo ricco palinsesto, San Nicandro TV offre la possibilità di approfondire i temi attuali, conoscere più da vicino i personaggi della città, seguire lo sport locale e restare aggiornati con le notizie del TG settimanale, oltre alla possibilità di seguire comodamente da casa le sedute del Consiglio Comunale. San Nicandro TV, la web TV di San Nicandro Garganico. E siamo ritornati qui in studio con i giovanissimi Cartello Bianco, di cui non abbiamo detto l'età. Dai, si può dire l'età, no? Allora, quanti anni hai tu? Io ne ho 16. Io ho 17. Io ho 15. Oh, ma allora vi siete invertiti, sì. Facevamo la scala così. Quindi abbiamo oggi in studio questo giovanissimo gruppo di musicisti. E volevamo chiedervi, avete in programma altri concerti, dato che comunque voi avete detto che avete suonato più volte in piazza, più volte ad altre feste, festa dell'accoglienza delle scuole superiori, eccetera. Ci sono altri concerti? Sì, proprio adesso a Natale la nostra scuola ha organizzato altre due serate, una nella nostra scuola, al liceo, e invece un'altra alle scuole medie. E quindi noi abbiamo avuto l'occasione di partecipare a questa cosa qui e quindi adesso ci stiamo anche preparando. E poi naturalmente appena ci sarà la possibilità di fare qualcosa di nuovo quest'estate oppure anche prima, sicuramente ci impegneremo molto. Ho capito. Quindi si sa mai, magari qualche locale vuole che andiate a suonare, loro sono qui, quando volete li potete contattare. Ecco qua, allora... Ma voi fate solo cover band oppure fate anche qualcosa di vostro? O avete intenzione di fare qualcosa di vostro? Noi avremmo intenzione di fare qualcosa di nostro, diciamo che... Aspetta, domanda fatidica, in italiano o in inglese? questa è una bella domanda. Allora, il nostro cantante Giulio piace molto scrivere e quindi diciamo che... Ogni tanto ci fa capitare qualche testo.
La maggior parte sono in inglese. In italiano ancora non ci entriamo tanto. Ho capito. Diciamo che per ora per noi sarebbe più facile iniziare in inglese. Diciamo con i testi che vi manda direttamente Giulio, così poi costruirci sopra le basi. Ce la farete anche senza il pianista che dicevamo prima che non aveva. Sì, dai, ce la facciamo. E quindi anche CD, se riuscite anche a fare qualcosa di vostro, un CD. Magari. No? Sì. Allora, cos'altro avete in più da dire? Che ne so, avete partecipato a dei concorsi oppure no? Allora, l'anno scorso volevamo parteciparci a uno di San Giovanni, però poi alla fine non ne abbiamo avuto occasione perché avevamo problemi con il basso che ancora non trovavamo. E però non trovavamo con i tempi anche. Era troppo imminente. Ah, ok. Però vabbè, ce ne sono tanti di concorsi. Sì. Per, diciamo così, giovani promesse o comunque per musicisti emergenti, quindi potete sempre... Come gruppo diciamo che non ne abbiamo fatti, però diciamo che io e Diego, essendo partiti da musica classica, siamo entrati in questo ambito già da prima e quindi abbiamo fatto diversi concorsi già. Tipo? Ne abbiamo fatti parecchi a San Giovanni, io ne ho fatto alcuni in provincia di Bologna. Ah, quindi proprio espatriato. Sì. Rispetto a qua. Ne ho fatto uno in Germania l'anno scorso e non lo so. Diego, dici tu quali hai fatto, quali concorsi hai partecipato? Avendo iniziato il conservatorio più tardi di lui, ho avuto meno esperienze in questo campo. Sì, ho partecipato anche io a questi concorsi a San Giovanni, poi un paio a Ischia. Migliorare per l'esperienza. Dei corsi specialistici che si sono, l'ultimo che ho fatto una settimana sono stato in Umbria, molto bello, 15 percussionisti tutti arroccati su una montagna, così non ci sentiva nessuno, isolati dal mondo, che è stato molto bello. Io spero di riuscire a andare in qualche concorso, fare qualcosa, anche perché penso che mi aiuterebbe parecchio. Ho capito. Allora, abbiamo parlato di voi, chi se la sente di parlare un po' dei due assenti? Ah, vabbè, non ci sono problemi. Okay. No, vabbè, quando ci siamo conosciuti con Giulio, abbiamo già detto, è stata subito alchimia, come si può dire, una cosa molto... A pelle, subito. Esatto, a pelle. E subito, appena ci incontravamo, facciamo questo, ho sentito sto pezzo, ho visto questo, con Giulio. Nazario invece è stato contattato da Antonio, non mi ricordo in che cosa ne era. Dovevamo suonare alla settimana della musica. Ok. Ah sì, per la settimana della musica, dato che cercavamo disperatamente un bassista. Proviamo con Nazario De Luca. Non lo conosco, vedi tu. vabbè, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto le prime prove, abbiamo visto che anche andava molto bene, cioè ci capivamo anche al volo, quindi è stata anche là subito una cosa molto a pelle. Salutiamo anche lui, dato sì, da Isernia. Salutato prima. Ciao. Aspetta, vai regia, riprendete il saluto. Ciao Nazario. Ciao. Ok. Sei sempre qui. Li abbiamo salutati entrambi gli assenti. Sì. Allora, io direi di far andare l'altro video che abbiamo in regia e torniamo tra poco. Thank you.
Allora, mentre stavamo guardando il video, dicevano che c'era una scena, che poi non abbiamo potuto mandare anche per tempistica, di su questo palloncino. Ci spieghi che Sì. cos'è sto palloncino? E in pratica è un'idea che abbiamo preso da un duo abbastanza conosciuto. E, in pratica Michele, che suonava a oboe, appoggiava l'oboe e prendeva il palloncino, lo gonfiava e io lo accompagnavo con la chitarra e lui col palloncino faceva la melodia. Ah, che bello! Mannaggia! Ah, se no, andavamo pure noi. Chi era quindi la persona che stava suonando con te? Un vecchio componente, un amico Sì, a allora, parte? io con Michele ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, dalle elementari. L'abbiamo chiamato all'inizio per farlo entrare nel gruppo. Ne ha fatto parte per 2 mesi, poi però ha preso un'altra strada e quindi l'ha portato a lasciarci. Ah, vabbè, peccato. Vabbè, salutiamo Peccato. anche lui, tanto ormai abbiamo salutato tutti, salutiamo Ciao, anche lui. ciao. Dalila, dici tu qualcosa adesso? Quello che vuoi dirci su cosa ne pensi di queste prospettive che loro hanno? Tipo, che so, Giulio, se scrive una canzone, magari lui non può scendere qui, tu saresti disposta anche a cantare una canzone Sì, certo. scritta da lui? Anche perché, cioè, per me Giulio è un genio. Io davvero, è un ragazzo che comunque, cioè, è iperattivo, è pieno di idee. Quest'estate quando dovevamo provare, cioè, mi faceva svegliare alle 7 perché alle 8 dovevamo già stare a provare. No. Cioè, era veramente una cosa E in estate no, insopportabile. però, dai, Giulio, in estate si dorme. E quindi, cioè, io sono davvero felicissima, come tutti, di averli conosciuti. Perché io devo, cioè, ammetto che comunque nonostante prima che andassi da sola, ho iniziato ad aprirmi e comunque a fare cose importanti solo da quando sto con loro. E poi Giulio, perché è anche soprattutto grazie a lui che comunque abbiamo iniziato veramente ad impegnarci a fare le cose come si devono. Ok. Sì, Vuoi dire qualcosa? Dicci. diciamo, vabbè. Possiamo dire, la situazione all'interno del gruppo è molto stabile, c'è molta amicizia, siamo tutti molto felici, siamo una Beh grande sì, famiglia. sostanzialmente la musica Sì, unisce siamo una. No, vabbè, ma anche perché ca so. magari caratteri diversi. Lui per esempio è più taciturno di te, però No, siete perché amici. sono abituati che pure durante le feste devono spiegare di cosa parla una canzone. Spieghiamo di cosa parla la canzone. A volte anche sul momento mi dicono da dietro, no, vedi che diventerà di cosa parla la canzone. Diciamo di cosa parla la canzone. Ma vabbè, ma la musica sì, è nata per unire dapprima i popoli, poi per unire anche le persone all'interno di una stessa famiglia, per esempio. Oppure di un gruppo come noi, perché se in un gruppo non c'è unione, non si chiamerebbe gruppo, si chiamerebbe Effettivamente. un gruppo di soli, un insieme di solisti sarebbe. Ognuno fa quel che vuole. Ci sono stati esperimenti del genere nel mondo della musica, che ognuno suonava quel che voleva, ma si parla di roba molto. Molto alternativa direi, perché Sì. sentita così può sembrare un miscuglio di disordini, insomma. Vabbè, il disordine. Non, diciamo che il disordine non è mai armonico, pienamente armonico. No, peraltro l'ordine nel disordine. Ok. Verso la fine dell'Ottocento, inizio Novecento, ci sono stati musicisti che hanno fatto queste cose qua, che si sono azzardati a rompere pianoforti, frantumare bottiglie, far uscire il suono da una candela, per esempio, Vabbè, dai. suonare l'aria. Sì, Non. c'è chi riesce a far suonare anche i bicchieri, cioè c'è da dirlo anche Sì. quello. Adesso la musica, tutto si può Tutto fare con è la musica, musica. tutto è impossibile, tutto è possibile, speriamo anche per noi. Tramutarlo, ecco, in Sì, musica, insomma. e questo. Noi ovviamente siamo sempre e comunque alla ricerca di, non direi occasioni, ma più che altro eventi. Nostro slogan all'inizio è disponibile per feste, comunioni, matrimoni, battesimi, crismi, funerali, eventualmente. Ah, finalmente è morto questo qua, possiamo, facciamo festa. Ah, beh sì, un po' i funerali all'americana che poi Sì, no, col dopo concertino, tutti si giacca e fa cravatta.
il rinfresco. Sì, ma senza andare in America, pure qua nelle zone del Gargano si sono frequenti queste cose. Dietro i funerali ti chiedono la banda che fanno le marce funebri molto lente. Non la sapevo sta cosa. Sì. Mai fatto. Mi ha insegnato anche sta cosa. Wow. Non si finisce mai di imparare. È vero, è vero. E questo, perciò se per qualunque, come dire, evento, serata, noi siamo non qua, ovunque siamo. Vabbè, quindi qui a San Nicandro non siete riusciti a fare molto? No, è stato tuttora un po' difficile inserirsi, anche perché c'è chi preferisce delle persone che hanno più esperienza, quindi vedendo delle persone più grandi ci si aspetta una maggiore esperienza, una maggiore maturità e quindi meno spazio ai quegli emergenti. Di conseguenza, non potendo fare esperienza, restano sempre là. Sì, va bene, gruppo con esperienza, e se non me la fai fare l'esperienza, come la faccio a fare? È vero, purtroppo questa è una cosa che è un po' per tutti. È quindi questo. Lanciamo un appello e diciamo: fate fare l'esperienza a sti giovani. Hashtag perché noi siamo qua. Esatto, è bello l'hashtag, mi piace. L'hashtag noi siamo qua, quando volete potete chiamare sempre Cartello Bianco. Sì, sì. E quindi loro sono disponibili per questi matrimoni, battesimi, comunioni, cresimi e funerali. esatto. Ci ho voluto un sacco per imparare a dire tutte le cose in ordine, tutti ricordarteli. Ma mi sa che li hai anche detti in ordine di come arrivano nella vita. Festa, battesimo, comunione. Battesimo, no, cresima, comunione, cresima, matrimonio, matrimonio, ordine sacerdote. Pure sono si ordina sacerdote, facciamo una festa e poi al funerale, purtroppo. Esatto. Vabbè, dai. E questo. Io direi che ormai abbiamo detto tutto. Continuiamo sempre a dire la stessa cosa. Dobbiamo cercare di aiutare questi giovani ragazzi che per fortuna dedicano il loro tempo libero a qualcosa di costruttivo. Diciamo, noi grandi diciamo sempre che i giovani stanno in villa, non fanno mai niente, eppure qui abbiamo un esempio pratico di tre ragazzi che il loro tempo libero lo dedicano a qualcosa di veramente importante, qual è la musica. Quindi noi speriamo che voi possiate continuare con questa passione, che possa portarvi lontano, anche noi lo speriamo, che possa unirvi ancora di più, perché no, trovare il pianista, così riuscite anche in questa cosa. Vogliamo quindi chiudiamo con questa con questo augurio per il Cartello Bianco, ma noi ci salutiamo con l'ultimo video che loro ci hanno portato. L'appuntamento con Focus è per venerdì prossimo.
c'è il cuore.